Ben ritrovati agli amici telespettatori di TV City. Continuano i nostri approfondimenti a cura della nostra redazione con ospiti in collegamento in streaming. Tema della puntata di oggi: la sanità cittadina, in particolare l'ospedale Maresca di Torre del Greco. Domani, infatti, è in programma in città un flash mob per il rilancio della struttura sanitaria Torrese, e ne parliamo oggi con l'ospite che vado subito a presentarvi, don Raffaele Borriello, parroco dello Spirito Santo. Buonasera e grazie per essere in nostra compagnia, don Raffaele. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Saluto naturalmente il nostro responsabile tecnico alla regia che ci assiste per ogni inconveniente, Ciro Gaglione. Buonasera, Ciro. Buonasera Antonella. Entro subito nel vivo della trasmissione, lo dicevo in apertura, domani è in programma in città questa iniziativa dall'alto valore simbolico e promotore di questa iniziativa è proprio Don Raffaele. Don Raffaele, domani questo flash mob a che ora partirà? Quali strade attraverserà? Come si articola? Bene, abbiamo un appuntamento alle 10:15 nei pressi della Villa Comunale. E il percorso seguito dall'equipe della RAI è grosso modo il seguente, cioè dalla Villa Comunale continueranno ad andare verso Piazza Santa Croce attraverso via Diego Colamarino e poi da Piazza Santa Croce si scenderà per poi per Corso Umberto, Piazza Luigi Palomba e poi si segue via Piscopia, via Roma, si sale per via Vittorio Veneto e per girare poi su viale Ungheria si scende per via Ignazio Sorrentino per risalire via Aldo Moro e proseguire fino al Maresca. Questo è il percorso dell'equipe RAI che durante questo percorso provvederà a registrare quelle immagini che riterrà più utile per servizio del telegiornale, del servizio del telegiornale di Rai 3. Probabilmente questo servizio potrà essere utilizzato anche dalla rete nazionale. In sostanza si tratta di un... Prego. Dico, lei ha sempre sostenuto la causa dell'ospedale anche in passato. Qual è la finalità dell'iniziativa di domani e perché proprio domani che è il 1º maggio? Beh, la data è stata scelta dalla RAI, cioè era un giorno che loro hanno preferito. La richiesta è stata fatta in occasione della consegna di nuovi macchinari che, grazie all'appello del presbiterio di Torre del Greco, sono stati acquistati con le donazioni fatte dai cittadini. E che devo ringraziare tutti, veramente sento proprio il bisogno di dire un grazie a tutti coloro che hanno contribuito per l'acquisto di questi macchinari. E veramente dall'offerta più piccola alla più grande. Scusate, c'è un telefono che suona, dobbiamo spegnere. Scusate, purtroppo non abbiamo provveduto a spegnerlo prima. Dicevo, voglio ringraziare tutti, dal più piccolo al più grande. Abbiamo avuto contributi di 10 euro, ma anche di 3.000 euro, diversi da 1.000 euro. Quindi abbiamo raggiunto una cifra che va sotto intorno ai 24.000 euro, almeno fino a quello che abbiamo ricevuto fino ad oggi. Con questo noi abbiamo provveduto a fare una serie di acquisti che non abbiamo nemmeno ancora completato. Non so se può essere utile conoscere tutto quello che è stato acquistato fino ad oggi. Sì, che Se tipo lo di ritenete. attrezzature verranno donate? Allora, la prima cosa è stato un ventilatore polmonare, che sembrava la cosa più urgente da acquistare, visto che anche il Maresca ne sentiva il bisogno. Abbiamo sentito questo appello e ce ne siamo preoccupati. Devo dire che so che anche l'ASCOM ha provveduto. E quindi c'è un secondo ventilatore polmonare donato appunto dai commercianti di Torre del Greco, quindi è bella questa partecipazione della città a sostegno praticamente di una migliore efficienza del nostro ospedale. E poi abbiamo continuato a pensare a altre possibilità, grazie poi
alle suggerimenti ricevuti dai medici dell'ospedale. Abbiamo acquistato un ventilatore, un ecografo cardiaco polmonare portatile. È un'attrezzatura molto utile perché può essere controllato il risultato di un esame, di una ecografia anche a distanza, quindi anche su un tablet uno specialista addirittura di un altro stato può controllare il risultato di questa ecografia sia cardiaca o anche polmonare. Insieme con questo abbiamo preso anche una serie di altre cose, tipo mascherine, visiere, cupoline per isolare il malato in modo che il medico possa avvicinarsi al malato, in modo particolare l'anestesista, senza avere un contatto diretto che potrebbe mettere a rischio sia il malato che il medico stesso. E ultimamente, cioè adesso proprio siamo in trattativa con la ditta di Milano per l'acquisto di pompe di iniezioni, che è uno strumento che serve per dosare il passaggio del medicinale a gocce e quindi in maniera controllata appunto dall'anestesista quando ce n'è bisogno. Non ci siamo fermati perché l'obiettivo fondamentale è quello di richiamare l'attenzione della città intanto a quella che è un bene prezioso di una presenza di un ospedale che ha una storia nel nostro paese. La storia del Maresca credo che i torresi più anziani la conoscono abbastanza bene. Un vecchio ospedale che era nella villa comunale, nel palazzo del Fascio, che fu trasferito lì dopo il bombardamento del vecchio ospedale che era nella attuale chiesa, cioè dove è stata poi costruita la chiesa di Santa Maria del Popolo, poi trasferito lì a Palazzo del Fascio, nella villa comunale, e poi costruito lì a Monte d'Oro. Ora, noi sappiamo che l'ospedale, ecco, ha avuto un momento che dura ormai da più di un decennio di calo, di attenzione, di sostegno, eccetera. L'iniziativa abbiamo pensato di lanciare serve proprio per dire oggi questo ospedale più che ancora prima è apparso nella sua utilità, vorrei dire addirittura nella necessità di una presenza sul territorio. L'ospedale è necessario che non può essere all'attenzione di tutti soltanto in questo momento di emergenza, ma che dovrà continuare la sua funzione con una funzionalità piena di tutte le parti. Sì, infatti l'agonia del Maresca, anche lei lo diceva, dura da ormai più di un decennio. L'ospedale è stato depotenziato e depauperato con tagli di reparti e di servizi. Oggi ormai è quasi un contenitore vuoto, purtroppo. Sì, purtroppo anche nel passato ci sono state varie iniziative a sostegno del Maresca, però non hanno portato il vantaggio e lo sviluppo che si sperava, anzi magari man mano che è passato il tempo si registrava la difficoltà del funzionamento di alcuni reparti o anche addirittura di quelli che sono stati completamente chiusi. Ed è assurdo che una città di 85.000 abitanti non abbia un ospedale efficace e funzionante. Ed è un ospedale che non serve e non serviva soltanto Torre del Greco, ma anche i paesi, soprattutto i vicini come Ercolano, San Giorgio e anche altri, per un pronto soccorso che sia in grado di poter rispondere alle emergenze è necessario che ci sia questa possibilità, questa facilità anche di poter essere raggiunto facilmente. Ma d'altra parte ricordiamo che ci stavano delle eccellenze nel nostro ospedale che possono ancora essere additate come possibilità valide per il pieno riconoscimento di questa struttura. E poi la sanità, lo stiamo comprendendo oggi in maniera particolare, deve veramente recuperare un'efficienza perché nei momenti difficili dobbiamo sapere che è possibile dare le risposte necessarie a chi ne ha bisogno.
Quindi domani voi con questa iniziativa volete lanciare un appello sia agli amministratori locali, ma soprattutto alla Regione Campania, al governatore De Luca? Io spero che il governatore De Luca, che sta mostrando una certa, una maggiore sensibilità, una maggiore attenzione, possa veramente raccogliere queste voci della nostra città. Non è la mia personale voce, perché conta poco, però se è tutta la città che fa sentire questo messaggio, per cui io vorrei invitare le persone che ascoltano a dare veramente un segno di vicinanza. Ecco, non si può scendere per le strade, ecco, questo lo sappiamo, però dai balconi, dalle finestre, mettere un telo bianco, un lenzuolo bianco, una bandiera, dei cuoricini, far sentire una voce, cantare un canto. Molti hanno composto delle parodie proprio sull'ospedale, che sarebbe bello anche far conoscere, e poi ci sono tanti altri modi per esprimere la propria vicinanza. Non bisogna necessariamente pensare che la cosa riguarda soltanto quelli che si trovano sul percorso che l'equipe della RAI percorrerà. Io mi auguro che anche chi non si trova non ha l'opportunità di poter guardare questa registrazione della RAI, avrà la possibilità comunque di dire: noi ci siamo e anche noi desideriamo con la nostra voce, con i nostri segni, con i nostri messaggi far sentire che siamo tutti interessati a questa realtà del nostro ospedale. I cittadini stanno rispondendo, in tanti hanno composto delle canzoncine, delle parodie proprio per partecipare, per dare un segno di vicinanza a quella che è la causa dell'ospedale. Devo dire che tanti, e soprattutto anche molti, hanno manifestato una vena poetica. Non è tanto facile comporre delle parodie che poi sono inerenti al tema, ma le risposte che abbiamo avuto sono veramente belle, e messaggi di partecipazione che bisognerà farli sentire, farli conoscere. Dunque, attraverso questa trasmissione vuole lanciare ancora un appello a tutti i cittadini torresi a partecipare domani. Sì, esserci. Nel momento, ecco, alle 10:15, quando comincia questo passaggio dell'equipe, chi sta sul percorso, ma anche quelli che non ci stanno, se mettono questi segni ai balconi, alle finestre, daranno segno di una attenzione e di una volontà di dire proprio sì, perché questo ospedale continui a crescere e possa diventare veramente una struttura completamente efficiente. Dunque ci auguriamo che l'iniziativa di domani possa riaccendere i riflettori sulla struttura sanitaria torrese e contribuire ad un avvio di rilancio, perché questa città, l'abbiamo detto spesso in passato, merita un ospedale e ha diritto ad avere un'assistenza che sia pubblica. Io saluto e ringrazio per essere stato in nostra compagnia il parroco della Chiesa dello Spirito Santo, Don Raffaele Borriello, promotore del flash mob in programma domani in città. Grazie Don Raffaele per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi per questo servizio che fate, perché ecco, è importante anche la comunicazione, perché se non si danno le notizie la gente rimane così nella propria solitudine. Oggi ce n'è bisogno più che mai, quindi molte grazie a voi per quello che state facendo. Grazie Don Raffaele, un saluto nuovamente al nostro responsabile tecnico, alla regia Ciro Gaglione, e da parte mia grazie a tutti per la cortese attenzione.